Buongiorno, io sono Alessio Dalla Costa, sono della compagnia teatrale Emit Flesti. Io sono Silvia Marchetti, sono stata chiamata da Alessio Dalla Costa e Annalisa Morsella da Emit Flesti per curare la regia di Jacques e suo padrone. Noi siamo qui oggi al Teatro Santa Chiara, il primo giorno che siamo qui in questo bellissimo e grandissimo teatro, per fare quella che è l'ultima fase della nostra costruzione, del nostro spettacolo, Jacques e suo padrone. Abbiamo iniziato qui al Centro Servizi Culturali di Santa Chiara le due settimane scorse al Teatro Cuminetti, dove abbiamo lavorato appunto con la messa in scena del nostro spettacolo, e quest'ultima settimana, che è la più complessa, la più impegnativa, siamo qui a dare gli ultimi ritocchi finali. Abbiamo iniziato a pensare a questo spettacolo nella primavera del 2019. Abbiamo iniziato fondamentalmente le prove a tavolino, le primissime prove, appena prima della pandemia, e poi siamo stati congelati all'inizio del progetto. Quando ci siamo ritrovati in sala prove a febbraio del 2021, tutto era cambiato, perché di fatto eravamo cambiati noi, c'è stata una pandemia in mezzo. E da domani e dopodomani faremo due giornate di filate per mettere in scena lo spettacolo che, a causa della pandemia, non sarà con il pubblico. Purtroppo i teatri sono chiusi ancora tutto il mese di aprile, e quindi lo faremo in versione video, che andrà in streaming sul sito del Centro Servizi Culturali Santa Chiara. Una pandemia che in realtà ha arricchito tantissimo questo spettacolo, perché lo spettacolo vuole essere appunto un divertissement in tempo di peste, ossia un'occasione di svago, di ritrovata leggerezza, un modo di parlare di argomenti anche futili relativamente, d'amore, di avventure amorose, di intrighi vari, corna e quant'altro. Eppure il buio di questa peste di fatto invade il testo in un qualche modo. A me piacerebbe dire qualcosa sull'idea, su come è nato Jacques e il suo padrone, testo di Milan Kundera, che io già conoscevo in realtà da molto tempo, ma che è stato recuperato grazie al fortunato e felice incontro col professore Massimo Rizzanti. Grazie a questo incontro, Rizzanti una sera, mi ricordo anche dove, eravamo al Pedavena, dopo una delle nostre repliche, ha detto: ma perché non facciamo Jacques e il suo padrone? Io mi sono illuminato, perché già lo conoscevo e mi piaceva moltissimo, amo molto Kundera, e ho detto: perché no? Però dico, forse è un po' complicato, insomma, diritti eccetera, e abbiamo scoperto che Massimo Rizzante è un allievo di Milan Kundera, l'ha chiamato direttamente, e la cosa molto bella è che io, anche parte del cast, quelli che siamo stati coloro che hanno iniziato questo meraviglioso viaggio, abbiamo anche dei libri autografati da Milan Kundera, che ci augura un in bocca al lupo per questo viaggio. Quindi quando ci siamo trovati in sala prove ci siamo proprio chiesti che cosa possiamo raccontare noi teatranti che veniamo da un anno di fatto di chiusure. Perché non raccontare in uno spettacolo che dichiaratamente è su un palcoscenico, perché più volte nel testo viene portato questo riferimento, perché non portare proprio il nostro bisogno di raccontare, di raccontarci anche? Quindi siamo partiti da quello che siamo noi, dall'energia differente che c'era a distanza di un anno, e siamo partiti dagli attori, dai loro modi di fare, dalle loro difficoltà, dalle loro manie, e abbiamo lasciato che tutto questo in un qualche modo si intersecasse al testo di Kundera e lo rendesse ancora più vivo, se possibile, proprio perché pieno della vita che in un qualche modo rimane a tratti ancora congelata sul palco. Questo è.